L'Expo è il grande prodotto per l'Italia dei prossimi mesi, del prossimo anno. Abbiamo con l'Expo sviluppato un progetto su tutto il mondo a partire da luglio dello scorso anno. Abbiamo alla fine, a oggi, venduto circa 4 milioni di biglietti con fideiussioni ai grandi tour operator internazionali. Questo dovrebbe essere l'inizio di un volano straordinario per il nostro paese, sperando che appunto l'obiettivo dei 20 milioni di biglietti venduti anche in Italia, soprattutto in Italia, possa essere raggiunto. La priorità è un investimento sulla qualità del prodotto, quindi anche l'innovazione delle tecnologie per le imprese, per il sistema turistico nazionale, una forte integrazione con le politiche delle regioni, mettendo a fattor comune anche le risorse investite nella promozione e l'innovazione di prodotto di processo su tutta la filiera. Il principio è quello della sussidiarietà, cioè valorizzare quello che i territori producono, metterli a sistema, fare in modo che non vi sia una promozione senza il prodotto, soprattutto il coinvolgimento dei privati, degli operatori turistici, di chi ha le camere da vendere, perché qui è il volano sostanzialmente. Se hai una camera riesci a creare un prodotto, se hai un evento collegato all'offerta, al pacchetto turistico, riesci a creare turismo.